È arrivata la Glossy di giugno. Sì, è arrivata giugno. Oggi alle tipo 2 ore fa, 3. Sì. Noi abbiamo già spulciato tutto, naturalmente. Non possiamo scordatevelo. Allora, è stato più deludente della prima, ma ce l'aspettavamo. Però ci piace tantissimo. Abbiamo visto anche altre. Ok. Ah, le mie unghiette. Erano in occasione di ieri sera. Non so che oggi uccideranno. Erano carine, vanno fatte vedere. Ah, dentro abbiamo trovato voglia di coccole. Scopri l'Occitan en Provence. Oh, tira fuori il praticamente due prodotti da viaggio in omaggio per ogni acquisto. Poi ci sono scritti tutti i negozi. Pisa, pensiamo di usufruire. A Pisa in corso Italia, Tex scade il 31 agosto compreso. Allora, sul solito cartoncino, che dietro non ha i prodotti, ma il codice promozionale per un abbonamento per 3 mesi per soli 35 euro. Avanti c'è scritto: cari Glossy Girl, giugno è il mese del sole, apri le porte all'estate. Lasciatevi inebriare dai 1000 profumi tropicali e scoprite le nuove fragranze che accompagneranno ogni vostro viaggio. Non trascurate nessun dettaglio. Accarezzate le vostre mani, donate freschezza e armonia al vostro corpo con coccole da vaporizzare, idratate e regalate luminosità al viso. Proteggete la vostra pelle dai raggi solari. Come ultimo tocco, lasciate libera la fantasia per un make-up impeccabile. Aprite il vostro cofanetto delle meraviglie e lasciatevi trasportare dalle note estive. Peccato che sia luglio, ma va bene. Ora vi pare che vabbè. La cosa più brutta, guarda. Sì. Ma faccio vedere tutti io stavolta? Vai. L'Occitane en Provence. Questo mini tubettino, che è una crema a mani per pelle secca, col burro di karité 20% made in France, scade in 12 mesi, è tipo 10 ml. Quant'è? Sì, questo va in borsa per le emergenze, presumo, che è proprio piccolino, è grosso quanto il mio medio. E però ha un buon odore, sa di mare, però vabbè. E costa 2,50 euro. Ma io sembra esagerato per una cosina così piccola, però. Cos'è più deludente, questo o questo? Sì. Quello. Questo. Poi questo nell'acqua. Numero 52 dell'Art Deco. Che è questo? Però, con quante passate sei riuscito a trovare questo colore? 3 passate, perché è molto acquoso, molto. E a me personalmente, come gusto personale, non piace l'effetto acquettoso così. Piace meno. Gli smalti un po' più decisi, ma vabbè, ormai. Cioè, ormai, cioè quindi e noi lo usiamo. Questo costerebbe 7,50 euro. Impossibile. Poi, questo qui della Everline. Whatever, e vedi, Hair and Body Repairing Water, 100 ml, scade in 6 mesi, è uno spruzzino, un spray, un spruzzino. Parliamo come, diciamo, le persone serie ogni tanto, che è questo spray verde, ma che bel verde, ah, sì. Io amo il verde, ragazzi, se non avete capito, acqua idratante. Idratante con oligoelementi termali dalla profumazione energizzante. Aiuta a rivitalizzare e fortificare i capelli indeboliti, dona freschezza sul corpo. È molto estiva questo, quello sì. L'odore sa di melone, tipo. Sì. Non è male. Sono 100 ml. La useremo. E questo costerebbe 13,90. Lo rimetti dentro, si mette là. Sì. Poi sono arrivati 2 prodotti di make up. Meno male. Che quale da quale parto? Io partirei da One o Ino? Da One. Allora, sono tutte e due di Zoeva, giusto? Sì, sì. 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 Zoeva. E questo è Late Night Show. Che cos'è il penso di la colorazione? Vabbè. È un matitone. Che è Forever Eye Crayon Late Night Show, penso sia il colore. Che significa? Show di tarda notte.
La puntina sembra un verde marcio proprio. Però poi sulla mano sembra un grigio marrone, non lo so. Con tutti, però se lo passi più deciso è un nero. Dorati. Non mi piace particolarmente, però la userò. No. Abbiamo visto. Io sul ho pensato sito... subito che assomigli, però non so, poi mi prendete. Non mi prendete la lettera, ma al Mirifique, anche del Mirifique di Chanel. Cioè, più che altro per il fatto che è scuro con brillantini, no? Sembra giallo. Vabbè, questo qua. Abbiamo visto dal sito che c'erano matite di colori un po' più carini. Il verde! Però vabbè. No, è questo l'arancioncino. È più invernale, ho visto il nero. È un po' difficile da portare. Poi una matita occhi che si chiama Nightwalker. Sì. Mm-hmm. Graphic Eyes. Questa qua, questo color petrolio, azzurro. Sì. No, come si chiama? Ottanio è più sul verde. Mm-hmm. Vabbè. Un blu. Anche questo brillantoso non rende molto questa luce. Vabbè. Ah, il matitone costerebbe 4,50 e questa 4,20. Ecco, io questo, i matitoni tipo 4,50 è poco, eh. Sì. Contando che quello di Sephora costa 10,50 li comprerei. Sì. Ma già si trova solo su internet. Credo in farmacia. Fatemelo sapere. Fateci prego. Sapere, siamo ignoranti. E niente. Ma siamo abbastanza contente. Pensavamo di rimanerci un po' più male. Delusissime. Cioè, certo, non è come la prima. Chiaro. Però ce l'aspettavamo sicuramente. Però, guardando anche le altre grossi, forse è quella che a noi, per noi è la migliore. Tipo noi abbiamo reputato un po'. Sfigato chi ha ricevuto le maschere per il viso e la crema per il viso. Sì, perché noi nel senso ne facciamo anche meno. D'estate non è che lo usiamo quasi per niente. Non ci farebbe. Siamo criminali, ma va bene così. Ebbene sì. Niente, ora dobbiamo andare via perché questa ritardataria deve finire di farmi i regali. Uno. Che domani è il suo compleanno. Domani mi compri. Faremo anche un video. Ho deciso. Con i regalini. Devi farli vedere. Bambini. Non guardare. Ma ti sento, No, va bene, non ho mica detto cos'era, anche perché lo rivedi. Vabbè, abbastanza tardi, quindi direi di andare. Che dici? Ciao, bimbe!